Luna nuova, in Scorpione. Ciao a tutti, benvenuti tra noi ai nuovi amici, bentornati agli amici più cari qui su Due Streghe per Amiche. In primis vi informo dell'uscita della nuova Grimo Agenda 2025 su Amazon. Appena arriva la mia copia, ve la farò vedere subito. Vi lascio il link nel primo commento per chi vuole prenderla. Luna nuova. 1 novembre alle ore 13:48 minuti e 13 secondi. La luna nuova. Oramai lo sappiamo tutti, è l'inizio di un nuovo ciclo. Una porta che si apre su qualcosa di nuovo è sempre il momento migliore e fertile per veder germogliare quello che si è seminato e farlo crescere bene. Questa luna in Scorpione è molto importante, una luna a cui conviene prepararsi per tempo. Lo Scorpione, segno di acqua, viene spesso descritto come misterioso, ma in realtà è semplicemente un segno che ama osservare. Desidera arrivare al cuore delle questioni e connettersi con gli altri su un piano più profondo. Questo segno, infatti, non ha paura di sporcarsi le mani con i temi più scomodi. È governato da Marte, che lo rende risoluto, strategico e determinato. Tuttavia, in quanto segno fisso, può anche essere estremamente testardo. Quando decide di seguire una strada, fatica a cambiare rotta anche quando sarebbe necessario. La luna nuova in Scorpione del 1 novembre servirà per prendere delle decisioni più risolute. Questa è un'opportunità per indagare e soffermarsi sui più piccoli dettagli di una situazione, arrivando a intuizioni prima ignorate. Da qui poi ci si metterà poi in movimento verso i propri obiettivi e desideri. Il nuovo mese si porta dietro un'energia tutta nuova. Si cercano legami più solidi e concreti, probabilmente conseguenza degli sviluppi della scorsa stagione della Bilancia. E ci sono tante idee che si desidera portare avanti, anche se forse con un po' di confusione. In altre parole, in questa luna nuova si sposterà un pochino il velo per vedere con chiarezza e per porci delle domande. Perché mi ritrovo sempre nelle stesse situazioni? Perché sono sempre con certe persone dannose per me? Perché ripeto sempre gli stessi errori? Questa luna è un po' come salire in soffitta del nostro essere, a spolverare tutto per metter luce e chiarezza. È il momento di tirare fuori vecchie cose, spolverare, decidere mi è utile, mi accresce, mi fa bene, ok lo tengo. Non mi è utile, mi fa star male, mi impoverisce dentro, via dal mio sistema, lo tolgo. Questo sia a titolo di emozioni interiori, che per le persone e le situazioni che abbiamo intorno. Una luna ottima per mettere un punto e ripartire altrove. Sono mesi che cerchi e vuoi qualcosa di diverso, di nuovo, ma è come se finora per quanto hai fatto c'è qualcosa che frena. Quel qualcosa in questa luna facilmente sei tu, salvo energie personali avverse. Se vuoi fare della soffitta polverosa una bella mansarda, dovrai togliere la polvere, togliere tutto, forse ristrutturare un po', ma di tutte quelle cose, conservate per decenni, inutilmente sotto teli impolverati, qualcosa dovrai farne. O le integri nella nuova mansarda, o le elimini se non servono più. In ugual maniera, se vuoi far nella tua vita un cambiamento, dovrai decidere cosa tenere e cosa lasciar semplicemente andare. Vediamo ora segno per segno, tenendo conto che le cose dette prima valgono un po' per tutti i segni dello zodiaco. Ariete. Il serpente cambia pelle, l'albero fa cadere le foglie e il vento stacca i rami secchi, via quello che non serve, in affetti, amore, lavoro e amicizie, aria di rinnovo, in tutti i settori. L'ariete farà una sorta di pulizia intorno a sé. Si toglierà qualche fastidio causato da altri, spiegando anche il perché e il per come. Toro, sei alla ricerca del tuo spazio, dove stare, con chi stare, cosa fare. Sei in piena voglia di sapere, chiarire chi è con te e chi non lo è. Sul lavoro hai voglia di gratificazioni economiche. Fai tanto, ma non ti senti gratificato abbastanza. Idem se hai una relazione. È il momento di chiarire cosa vuoi davvero tu, cosa vogliono davvero gli altri, che sia il partner o un amico o un collega o anche il titolare. È un pochino come se in questa luna diventate un pochino sindacalisti di voi stessi,
Vorrete risposte chiare che vi permettono di scegliere cosa fare, se continuare o se cambiare tutto, o anche solo in parte. Fate cadere le foglie secche, ormai è autunno. Gemelli, voglio riordinare la mia vita. Questo è il vostro slogan per questa luna nuova in Scorpione. Chi sono? Cosa faccio? Che ruolo ho nella mia vita? In quella degli altri? Nella famiglia? Nella società? Come risolvo determinate situazioni? Tutti questi dubbi che avete li risolvete semplicemente riorganizzando tutto. Avete già capito che bisogna scegliere questo sì, questo no, tutto non si può. Se avete cose da chiarire, sistemare e forse chiudere, fatelo. Se negli ultimi tempi vi siete sentiti un pochino traballanti, ora basta. Volete stabilità e ruoli. Anche in casa, sul lavoro, nella vita, imparate a dividere i compiti con gli altri e a ritagliare uno spazio di tempo per voi, voglia di fare movimento e ristrutturare il corpo. Cancro, voglia di rigenerarsi. In questi mesi hai fatto e dato tanto, ha seminato ettari ed ettari di terra, ora stai pensando a come farai e a come sarà il raccolto, a come tirar fuori il massimo dai tuoi ettari ed ettari di terreno coltivati. Ora i semi stanno germogliando, hai le piogge a tuo favore, rilassati, devi solo curarlo, il più è fatto, sarà un ottimo raccolto. In tutti i campi dove hai seminato, qualche campo darà i suoi primi frutti, qualche campo li darà un pochino più avanti, ma le tue colture stanno procedendo nel migliore dei modi. Se hai passato tanto tempo con Plutone retrogrado e te la sei scampata, ormai non ti ferma più niente e nessuno. Sfrutta tutta l'energia dei primi giorni di novembre. Se avete fatto del bene, vi tornerà probabilmente con gli interessi. In questa luna non fermatevi, ma siate un pochino più leggeri e spensierati. Cogliete l'amore, gli affetti, ciò che avete intorno. Vi fa strano? Tranquilli, è tutta roba vostra. Godetevela. Leone, voglia di stabilità e radicamento. Stai cercando i tuoi equilibri. Voglia di una casa stabile, un lavoro stabile, una relazione stabile, una vita stabile da single, per scelta, ma stabile. Questa voglia di stabilità si sente in ogni campo. Se hai una casa tua, hai voglia di rinnovarla. Se no, stai cercando una soluzione, che sia il più definitiva possibile. Un affitto con un contratto a lungo termine, stai valutando l'apertura di un mutuo. Stai evolvendo verso una stabilità più stabile, se così si può dire. Un consolidare ciò che vuoi. Vergine, vorresti urlare «Io esisto! Guardatemi! Ascoltatemi!» È come se ti sentissi solo stanco, stufo di tirare solo tu la carretta, stufo di esserci sempre per tutti, di essere il rifugio peccatorum di tutti, di sopportare ogni lamentela, ogni sfogo del mondo. In questa luna nuova, in Scorpione, decidi cosa vuoi, puoi fare e cosa non puoi, non vuoi e non sei più disposto a fare. Una luna nuova dove conviene attivare il dialogo con gli altri per chiarire e capire, dove ci sono silenzi iniziare a dialogare, che sia col partner, sul lavoro, negli affetti. In questa luna, guardatevi intorno, ci sono opportunità che potreste non notare. Evitate le persone lamentose, vi vampirizzano e non ne avete bisogno. Bilancia. La bilancia ha bisogno di guadagnare di più. Ha voglia di avere, sì, più abbondanza e denaro. Cerca e trova nuovi lavori, nuove soluzioni, ore in più, forse un network, un nuovo locale, un nuovo lavoro o anche qualcosa da aggiungere alla vecchia entrata. Ma non è solo il lato economico, è un voler guadagnare di più anche in riconoscimenti morali e soprattutto affettivi. Negli ultimi tempi, tanta voglia di cambiare ha portato a scelte più o meno affrettate, ma che non portavano da nessuna parte, almeno così sembrava. Invece, stavi solo seminando e cercando di capire chi poteva aiutarti e chi no. Ora, se fai i passi giusti, dovresti ottenere tutto il riconoscimento del tuo valore. Valuta bene chi hai intorno. Ultimamente hai dato credito a nuove conoscenze a discapito di vecchie e salde conoscenze. Non rifare lo stesso errore. Scegli, non puoi fare contenti tutti.
bilancia punta su te stessa più che sugli altri. Stai preparando le scorte per il tuo viaggio. Scorpione. Lo scorpione ha proprio il bisogno di fare qualcosa di diverso, di dire basta ad alcune situazioni, ma tutti si aspettano da lui le sue solite cose. Questo potrebbe portare un lieve senso di sconforto. Non ti fare prendere da ciò che gli altri si aspettano da te. Fai quello che ti senti di fare. Sii davvero te stesso, non quello che vogliono gli altri. E Sagittario, alla ribalta del successo sul palcoscenico della vita. Questo è il momento giusto per entrare in scena, signor Sagittario, con tutto il suo grande stile e savoir faire. Hai in mano tutto ciò che vuoi in questo momento, tutto ciò che ti serve per evolvere verso il successo e la stabilità. Prendi la mira con la tua freccia e mira in un punto e tira. Due, massimo tre mire, fai tre centri secchi e poi fermati. O meglio, segui tre mire buone, non 200 come fai di solito. Un tot di cose fatte bene e ponderate, con tutto il tuo essere spumeggiante verranno dei capolavori, in campo affettivo, sentimentale e lavorativo. Hai trovato il tuo equilibrio, sei nel posto giusto, al momento giusto, con la persona giusta e con ottime prospettive intorno. Ci sono situazioni che si stanno sbloccando che erano ferme da tempo, alcune da molti anni, anche una decina. Hai atteso anni e pazientato, questo è il tuo momento e se hai il giusto o la giusta complice non ti ferma più nessuno. Il vostro slogan sarà creare e costruire progetti reali nel vostro mondo fantastico. Capricorno, basta! Fare quel che devo, voglio fare quel che voglio. E con molta calma, dopo aver pensato a tutti, ora pensa a te stesso. Fino a oggi hai fatto tutto ciò che dovevi, tutto ciò che gli altri ti richiedevano, dando tutto ciò di cui avevano bisogno, trascurando i tuoi veri bisogni e sogni. Ora vuoi crearti quell'angolo di mondo stabile e duraturo, come piace a te, dedicarti a fare progetti a lungo termine, voglia di fare qualcosa di diverso dal solito, dalla ferrea legge che ti sei imposto in questi ultimi anni, correndo come un bersagliere per arrivare ai tuoi obiettivi. La corsa, l'arrampicata verso la vetta è ormai a buon punto. Siediti un attimo e goditi il panorama. I tuoi obiettivi li hai raggiunti o quasi. Concediti un po' di riposo e goditi la tua evoluzione. Anche solo una settimana per mettere nero su bianco il tuo sogno, chi sei, dove ti vedi a tuo agio e con chi. E poi fai fluire, semplicemente. Tanto lo sappiamo tutti che troverai da fare anche nei giorni di relax e vacanza. In sintesi, trova il tuo spazio e goditi i tuoi sogni diventare realtà. Acquario. Una luna che vi carica un po'. Dopo tanto lavoro è come se vi aspettate i frutti, i risultati. Ma questo vi mette anche un pochino in ansia. Piacerà il mio lavoro, il risultato agli altri? Mi daranno il giusto merito? Se avete lavorato bene, state tranquilli, i meriti arrivano. Chi si aspetta una promozione o un salto di qualità, diciamolo, avrà. Pesci, voglia di uscire dalla boccia di vetro e fare un tuffo nell'oceano. Ultimamente è un po' come se vi siete chiusi nella vostra piccola zona di comfort, volete uscire, ma avete quell'attimo di paura nel fare il salto. Ultimamente vi mancava un pochino la grinta. Bene, è il momento di tirarla fuori tutta, soprattutto nel campo del lavoro. Valutate nuove opportunità e prospettive. Siamo arrivati al termine di tutto lo zodiaco. Direi una luna nuova in Scorpione, piena di cambiamenti innovativi per tutti. Una luna che pian piano che cresce, chiarifica, delinea e modella i nostri progetti e sogni per renderli reali. Dal cielo buio della luna nuova, con la luce che pian piano cresce, che i vostri desideri progetti prendano forma come prende forma la luna diventando piena. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, un commento e iscriviti al canale. I disegni dei segni del video sono dei quaderni The Secret of the Witch, serie segni zodiacali, li trovate su Amazon Stregamica. Vi lascio il link nel primo commento e in descrizione. Benedizioni.